Siamo qui con la Riversesia, con Beltrame affrontiamo l'argomento del nuovo Riversesia per la prossima stagione. Sì, l'anno prossimo ritorniamo in prima categoria, una categoria che ha sempre fatto parte della storia del Riversesia, che solo per l'anno scorso non siamo riusciti a mantenere. Abbiamo vinto un buon campionato di seconda e quest'anno ritorniamo a farci valere nella categoria che ci merita. Abbiamo fatto una discreta campagna acquisti, un bel numero di giocatori dalle scuole cristiane è venuto a darci una mano, ma siamo più contenti di tutti del ritorno di Nicolas Marchese, che è ritornato a vestire la nostra maglia. Per Nicolas è un ritorno, come dice giustamente lui, e forse hai voglia di fare il salto di qualità definitivo con le River? Diciamo che questa è la terza volta che torno, quindi ho voglia di riscatto, visto che negli anni che ho giocato lì non ho mai brillato più di tanto come ho fatto negli ultimi 2 anni alle scuole cristiane, quindi c'è voglia di riscatto da quel punto di vista lì. Potrebbe essere un problema integrare 2 gruppi differenti, perché le scuole cristiane di fatto sono un gruppo che dovete integrare, sono 5-6 giocatori che arrivano dalla formazione vercellese. Ma allora c'è da dire una cosa: noi l'anno scorso abbiamo formato una squadra praticamente quasi da zero, sono stati 13 i giocatori che sono stati presi l'anno scorso, e con la capacità del mister Potenza abbiamo visto che il gruppo si è formato, e quindi pensiamo che andare a prendere un gruppo di 5 giocatori esperti e che hanno comunque lottato negli ultimi campionati per posizioni di vertice possa essere un valore aggiunto e non certamente un problema per lo spogliatoio. Nicolas, la stagione scorsa è stata molto difficile, però magari ti può anche aver insegnato qualcosa in promozione. Sicuramente, abbiamo giocato contro giocatori veri, su campi veri, come ti avevo spiegato prima fuori dal microfono, ed è stato molto, molto significante per noi dal punto di vista umano, e soprattutto come giocatori ci siamo espressi contro giocatori veri. In prima categoria ci sono delle squadre che stanno facendo delle buone squadre, quindi sarà un bel campionato anche lì, dove ci metteremo la prova per dare il meglio. Obiettivo? Primo 100° gol, poi si spera almeno centrare i playoff. Obiettivo? Come diceva Nicolas, lui vuole raggiungere il suo 100° gol. Voglio sottolineare che il primo l'ha fatto con la maglia del River e speriamo che il 100° lo faccia con la maglia del River. E l'obiettivo della società è quello comunque di mantenere la categoria, di fare un campionato a livello degli anni passati. Grazie mille ragazzi. Grazie.